Agragas Gioiese, mister Marco Coppa, volevi una squadra concentrata, volevi 3 punti, alla fine sono arrivati, vittoria netta per 6-0. Sì, era importante l'approccio perché se non fosse stato di questo tipo, come siamo stati noi bravi oggi ad iniziare questa partita, ad approcciare questa partita, che sono partite che poi possono anche complicarsi. Dopo il 2-0 non mi è piaciuto, abbiamo avuto un calo di intensità e questa cosa non va bene, ne abbiamo discusso dentro lo spogliatoio e infatti al secondo tempo abbiamo ricominciato come abbiamo iniziato il primo tempo. Queste sono partite che vanno approcciate subito bene per chiuderle, quindi bravi, bravi all'inizio del primo tempo e bravi all'inizio del secondo tempo. Alcuni gol sono arrivati anche attraverso belle trame di gioco. Sì, no, no, noi quel tipo di situazioni, quel tipo di linee, quel tipo di giocate ce le abbiamo e quando siamo anche con un po' di lucidità, di serenità dentro, riusciamo ad esprimerci anche bene. Però oggi bisogna essere soprattutto concreti, anche visto le condizioni del nostro campo, perché piove da una settimana ed era assolutamente impraticabile, per cui noi abbiamo cercato innanzitutto di essere concreti e lo siamo stati, ripeto, nella prima parte del primo tempo e nella prima parte del secondo tempo, però non do per scontato il risultato di questa partita perché devo dire che sono stati bravi ragazzi ad approcciarla nel modo giusto, altrimenti poteva anche non andare così. Guardando la classifica, una vittoria che vale doppio, 3 punti pesanti. Sì, io durante la settimana ho detto ai ragazzi, l'ho detto anche nell'intervista alla vigilia, secondo me questa partita valeva 6 punti, visto anche gli scontri diretti delle altre squadre. E quindi ci siamo fatti trovare pronti, i ragazzi hanno capito l'importanza della partita e sono contento. Adesso la sfida in trasferta contro il Sant'Agata, altri punti importanti per la salvezza di entrambe le formazioni. Andiamo a giocare contro una signora squadra perché sta facendo un grandissimo campionato, è una squadra che gioca bene al calcio. Però sono contento, andiamo a giocare in un fondo che secondo me ci consentirà di esprimerci come piacerebbe esprimerci sempre ogni domenica anche a noi, per cui secondo me sarà una bella partita aperta a qualsiasi tipo di risultato. E da martedì, da domani io inizio a preparare questa partita con i ragazzi, ci rivediamo martedì per fare rifinitura. Noi dall'inizio del campionato credo che quando abbiamo fatto bene, abbiamo fatto risultati importanti, è stato grazie soprattutto anche a quelli che sono subentrati in corsa e subentrano sempre, stanno sempre sul pezzo, subentrano sempre bene, sempre con grande determinazione e Si concentrazione. sono fatte trovare pronte. Sì, quindi vuol dire che sono tutti veramente sul pezzo, vuol dire che lavorano tutti bene durante la settimana e vuol dire che hanno voglia tutti di dimostrare chi gioca 10 minuti, chi ne gioca 90, chi ne gioca 45. Questo per me è veramente importante pure. Grazie per la domanda.